Oh, spegni questa radio, spegni questa radio. Noi siamo pronti, siamo pronti. Buongiorno. Intanto andiamo a Studio 90 Italia per la diretta, per la diretta pre-sciopero. Dopo invece saremo in sit-in e poi in corteo. Esattamente. Perché solo la lotta paga. Abbiamo dimostrato che lottando si possono ottenere risultati. Già i primi 400 sono stati chiamati e non è detto che si fermeranno lì. E su carta, non è che ce su carta, certo, su carta. Perciò mi raccomando, non mollate la presa. Continuate ad allenarvi, ovviamente, assolutamente, no? Assolutamente. Allenatevi. Ma perché si devo allenare? Perché all'improvviso potrebbe capitare che da 400, come già è accaduto nel 2008. I primi 129, poi 1200, poi 2006. Comunque, io non vi dico niente, non vi voglio allarmare, però no, tutto può accadere. Carmelo, alla prossima. Dopo il rifornimento, sì. Noi collegatevi su Studio 90 Italia TV, se volete, giusto, se lo vedete in tempo. Esatto. Tra 5-10 minuti siamo in diretta. Esatto, appena trovo un posto nella macchina. Esatto, va bene. Quindi, mi raccomando, continuate ad allenarvi perché solo la lotta paga. E l'abbiamo dimostrato che quello che abbiamo detto in questi anni, perché abbiamo cominciato proprio da qui, da Studio 90 Italia, con i nostri show. Esattamente. Abbiamo cominciato proprio da qui, dove ancora non c'era nulla. Esattamente. Oggi invece stiamo parlando dei primi 400 che vanno ad affrontare questo fatidico percorso e visite mediche per poter essere assunti. Un abbraccio grande e un grosso crepillupo che ci vuole, che non guasta, per a tutti, tutti. Ragazzi, sì, per sì, a tutti, senza distinzione nessuno. Di età, di sesso e di coglionaggine varie, ok? Coglionaggine varie, giusto? Ok, no, perfetto. Io l'augurio ve lo faccio a tutti. In inglese. Sì, sì, ve lo faccio a tutti. Francesismo, no, non ci manca. Non c'è Don Berignon. Però dico, va bene, tutto ok. Signori, arrivederci, siamo in viaggio veramente. Sto abbiamo anche le bandiere, ragazzi. Ah, ecco. No, per dimostrarvi che noi lottiamo di continuo. Ciao, ci vediamo. Sempre sulla strada. Sì, ciao.